Questa riforma del fisco che è stata proposta dal governo Meloni era assolutamente più in sintonia, non tanto con la maggioranza di governo, ma proprio come completezza nella direzione verso i cittadini, meno frammentaria, più completa. E siamo riusciti a inserire molte nostre proposte di legge, ma già nel testo della delega, quindi la costituzionalizzazione dello statuto del contribuente, il superamento dell'IRA per quello che riguarda anche le società di persone, una serie di facilitazioni e semplificazioni come la cedolare secca sugli immobili commerciali. Quindi già nel testo proposto alla Camera avevamo avuto la possibilità di essere incisivi. Poi devo dire che il passaggio alla Camera è stato assolutamente positivo, per dare una completezza e permettere quella pennellata, che mi permetto di dire importante, perché il Il colpo Parlamento, d'artista. sì, nel senso che, gli ho detto, stiamo partendo da un disegno di legge delega fatto bene, però il Parlamento secondo me ha delle esigenze, raccoglie delle sollecitazioni che è giusto che vadano inserite nel quadro definitivo che poi verrà approvato dall'Aula. Quindi in Commissione in realtà ci siamo occupati di vari aspetti e quello più importante sicuramente è stato il rinvio della maxirata dell'acconto di novembre e quindi la possibilità di avere il pagamento dilazionato e a consuntivo e non più a preventivo, quindi quella scadenza grandissima che era importante. E nella semplificazione dei 2.500 adempimenti burocratici previsti nel 2022, no, di cui 250 circa ad agosto, e la nostra prospettiva è proprio quella di semplifichiamo e vediamo di chiedere nuovamente al contribuente di darci delle dichiarazioni e fissiamo una data certa in cui possono essere effettuate le varie dichiarazioni. Quindi su questo ci stiamo impegnando, l'abbiamo messo fra i criteri e i principi direttivi e il governo dovrà attuarli.